qualche problemino. Dottore, io sono sposata. È logico. Cosa? Chi viene da un consulente matrimoniale è normale che sia sposata. Già, ma roba, che scemo che sono. No. Perché dite così? Diciamo distratta. Dottor, io sono da voi e non dovrei parlarvi. Ma tengono poche soggezioni. E non dovete, non c'è motivo. Tutti sanno che il medico è un po' come un confessore. Allora mi devo confessare. Apritevi, sbottonatevi. Dottor, mi devo spogliare? No, che fate? Dicevi sbottonatevi nel senso parlate. E che ben già ricevere. Questo lo dovete sapere voi. Voi dite. E si capisce. Ma ricordo. E meno male, noi cadono in manana, i di là in anticamera viene gente. E di là in anticamera c'è sta pure mio marito. E perché non è entrato con voi? Gli ho detto di aspettare fuori. Mo mi volete dire di che si tratta? Dottor, lo mettono proprio scorna. Un fatto è chista. Voi dovete decidere, non possiamo perdere altro tempo. Voi dovete decidere, non possiamo perdere altro tempo. Quello già è difficile, dirvi quello che vi devo dire. Se poi mi interrompete, poi mi parte perdere il filo. Vabbè, non parlo più, ma ditemi di che si tratta. Dunque, io tengo marito. E questo l'ho capito, sta di là in anticamera. Tutto, ma mio marito non mi basta. Allora mi sono fatta l'amante. Questo è il problema. Che vi devo dire? A volte capita. Tutto, ma mio marito è l'amante. Manca ma bastano. Due amanti. No, così mi sono cercata un secondo amante. Due amanti. Ma due amanti neanche mi bastavano. Mi sono fatto il terzo. Tre amanti. Sì, signore. Oh. Ma tre amanti pure erano poco, e così sono arrivata a quattro. Signora Bella, ma voi state malata? Dottore, dici che c'è la moglie a mio marito che sono malata, non dice che io sono una zoccola. Scusate signor, qua siamo su una sulla stazione di... Dico a me? No, dico a lei. Ma io il caso sono su io. E allora dico a voi, è logico, no? Sentite, ma voi siete venuti, ma voi c'è una mannata. Ci state agitando, io una domanda vi volevo fare. E facite un presto, sa perché sta parlando il treno? È giusto appunto del treno vi volevo chiedere. E chiedeto! A che ora arriva? La postazione ha detto che sta per arrivare, pochi minuti. Ah. Allora è preciso, 8:25. Ah, voi volete fare il senso? E no, che significa questa parola? Senso è come scegliere, cretino, stupido, scegliete voi. Ma perché offendete, signor? Mica vi sto mancando di rispetto. Ma se voi sapete che il treno arriva alle 8:25, perché mi domandate a che ora arrivo? Ho ragione che volete fare il senso. E dato questo senso. Meglio scemo, no? Un fratello chi sta? Statemi a sentire. Ma conosco che sia a livello di Totò. Ma già a livello? Vi volevo spiegare perché vi ho chiesto a che ora arrivi il treno, sapendo già che l'orario è 8:25. Dite. Voi si destruite, voi fate ciò là. Stavamo al quarto piano. L'avevo immaginato. Ma nemmeno. Dovete sapere, no, che io ho dormito in una pensione qua vicino. E mo devo prendere il treno per là. Ma mica me non porterei fatto vostro. E datemi il canzo di spiegarmi. O canzo vostro, voi venite a buio. Ma che avete capito? Ho capito che siete uno scostumato. Vedete, mi sono una brava persona e mi faccio i canzi miei. Ma vi volevo spiegare perché vi ho chiesto a che ora parto il treno, sapete già che non è le 8:25. Ma dite la verità, è la prima volta che prendete un treno della circonvesuviana? Sì, in effetti sì. Allora, tutto si spiega. Però ve lo volevo spiegare, perché uscendo dalla pensione, il buon portiere mi ha detto non correte, qua i treni arrivano sempre in ritardo, perciò vi ho chiesto a che ora passavo il treno, per sapere quando era sul ritardo. Avete capito? Ma allora tutto si spiega. Perché il treno che dovrebbe arrivare tra poco è quello che in effetti era programmato da orario circa 2 dietro di me. Se poi ci tenete a prendere quello delle 8:25, vi consiglio di sedervi là o su quella panchina. Vedete che con un po' di fortuna
verso mezzogiorno passa. Addirittura. Non ho cose della Vesuviana. Ma così va. Giusto per farvi capire come stanno le cose, vi racconto quello che è successo la settimana scorsa. Un povero disoccupato e pieno di guai ha deciso di suicidarsi. Poverillo. Si è steso sui binari in attesa del treno. Che impressione! È morto con 4 ore di ritardo!